cosa succede? Vabbè, no? Però vi consiglio di un moscerino. Ecco. Wow, queste due. Non mi funziona lo zoom. Kerma. Penelope, voglio morire. Ciao a tutte. Allora, questo è un video che è solo un frivolo, molto molto leggero. In realtà avrei dovuto postarvi la maratona, però la maratona è stata registrata, commentata, tagliata, editata e persa. E quindi non vado oltre perché potrei mettermi a piangere, perché è stato praticamente un lavoro inghiottito dal nulla che veramente mi viene voglia di strapparmi i capelli, quindi la devo rifare. Il che sarà difficile, cioè sarà molto difficile rifarla uguale, cioè rifarla identica, precisa sarà impossibile, farla simile abbastanza da poterla definire la stessa sarà probabilmente molto molto difficile, quindi mi devo prendere un attimo il tempo di ripigliarmi e decidere come approcciarla. Questo però che è un video che arriva alla fine dell'anno, visto che tanto ormai sono più i momenti in cui sparisco che i momenti in cui ci sono. Dicevo, questo è un video che arriva alla fine dell'anno, è un video che nella sua leggerezza, nella sua frivolezza, vi racconta quelle che sono state le mie abitudini a livello di pelle e trucco per questo 2014, perché sono state molto consistenti proprio dall'inizio alla fine e che mi hanno dato buoni risultati. Proprio sia nella qualità della mia pelle, che è molto migliorata, eccetera, sia nella resa, la durata del trucco, questo genere di cose qua, cioè cose che mi hanno fatto felice e che vi consiglio assolutamente di provare. Partiamo dalla skincare, che non è una grande skincare, perché sapete che io sono del partito meno è meglio, anche perché la mia pelle reagisce molto molto male alle novità e tende ad irritarsi in maniera, mamma mia, incredibile. Sia perché è molto sensibile, sia perché è una pelle mista, quindi con zone secche e zone leggermente oleose, non tantissimo. Questo è un problema che con gli anni si è un po' risolto, nel senso che fino a un paio di anni fa avevo molte più zone oleose, adesso da quando appunto utilizzo più prodotti naturali, cose più bilanciate, più adatte, con ingredienti più buoni, questo è un problema che si è risolto. E anche proprio al di là del brufoletto del periodo, sia esso dovuto al ciclo, sia esso dovuto allo stress, eccetera, insomma, grossi grossi problemi non ci sono più stati. Ecco, mi accorgo se succede qualcosa di strano che ho usato un prodotto sbagliato. Per questo motivo vi vorrei raccontare che cosa uso. Come lo uso? Cerco di non fare un video lunghissimo perché poi mi sento in colpa, però in realtà so che vi piacciono i video lunghi e visto che l'ultimo era stato una promessa che non posso mantenere perché la maratona la devo rifare, questo video spero che vi faccia piacere, vi tenga compagnia. Voi sapete da altri miei video che io la sera mi strucco con quel prodotto di Lidl che in questo momento non ho qua perché non sono andata in bagno, che è quel gel. Ci sono sempre, sono nella collezione permanente, stavo dicendo che collezione, cioè nella linea permanente di Lidl, sono proprio della linea CNC, non ho mai capito come si dice, e sono quello verde, hanno sempre la confezione bianca e poi la scritta verde o la scritta blu. Uno è un gel normale, che deve essere quello blu, e quello verde è quello con i pallini sfolianti, leggermente sfolianti dentro, che però sono leggerissimi, io lo uso come un detergente normale. Mi strucco, dopo essermi struccata con quello porto via il grosso eccetera, uso il famoso pannetto in microfibra con cui rimuovo, proprio lo metto nell'acqua molto calda, lo strizzo bene e poi rimuovo ogni possibile residuo di trucco, se necessario faccio un altro giro col detergente, ma non è quasi mai necessario, e poi faccio uno sciacquo ultimo. Oh, scusate che ho un capello che non so da che parte è, ma mi va nel mezzo alle ciglia, lo sento, mi dà noia. Faccio un altro risciacquo con un sapone allo zolfo, sto usando in questo periodo perché appunto alterno un sapone allo zolfo e un sapone per pelli sensibili, ma sempre naturale, tipo all'avena, deve essere, forse all'avena, a seconda del periodo del mese, appunto adesso che sono un po' così, sto usando quello allo zolfo, mi piace, non mi secca la pelle, faccio un unico sciacquo, certo brucia gli occhi, quindi se usate un sapone allo zolfo non andate negli occhi. Cioè tutto il sapone brucia, però questo a me dà proprio fastidio vicino agli occhi. Fatto questo, giro di tonico con il cotone per togliere, cioè il cotone col dischetto così, per togliere eventuali altri residui che possano essere rimasti, non so, magari nella zona delle ciglia, vicino se c'è ancora qualcosa, e poi
La crema idratante di sera non la metto, non metto niente, lascio la pelle respirare, ma metto il contorno occhi. Di sera il contorno occhi che metto è quello di, che avevo, vi avevo già fatto vedere una volta, di La Vera, quello alla rosa selvatica. E mi stava venendo da ridere perché una volta in un video dissi rosa selvaggia e qualcuno mi disse non è selvaggio, è selvatica. Ed è questo qui. Si vede che non sono più abituata a fare video di questo tipo, Che vado fuori, faccio casino. E vi ho fatto vedere con la manina dietro perché la stampa su questo particolare tubetto è storta. E quindi non so se si vede bene. Comunque di La Vera alla rosa c'è solo questo. E in gel. Ha un profumo buonissimo, però di rosa. Quindi che buono. A me piace da morire, però se non vi piace il profumo di rosa, no, assolutamente. Questo è bianco, ma la formulazione è una formulazione gel, cioè è bianco come una crema, ma è un gel. Il motivo per cui a me questo in particolare piace tanto e per quanto mi riguarda il miglior contorno occhi possibile immaginabile è che, a differenza di praticamente ogni altro tipo di contorno occhi che abbia provato, non mi gonfia gli occhi. A me i contorno occhi in crema durante la notte entrano dentro l'occhio e la mattina mi sveglio con due zampogne al posto degli occhi, non va per niente bene. Oltretutto questo è molto leggero e quando lo metto, io lo tengo sul comodino e lo metto proprio quando sono già nel letto, mi metto burro cacao, la crema per le mani e mi metto questo sugli occhi. Cioè io vado anche sulle sopracciglia, non so, fa subito, asciuga presto e fa subito questo effetto qua intorno come di fermezza. Cioè non lo so, mi piace tantissimo. Io che faccio un sacco di facce, ho qualche ruga d'espressione, poi vabbè, poi gli anni ci sono, quindi ho delle rughe d'espressione. Mi sembra che da quando utilizzo questo, adesso sarà come un anno, l'ho alternato, poi questo lo uso solo di sera, però mi piace. E poi sul comodino accanto a questo ho il mio burro cacao che in questo periodo è un iOS, questo per la sera, questo. E quello alla fragola, ne avevo un altro prima al frutto della passione, l'ho finito, e la mia cremina per le mani preferita in assoluto, che è la crema per le mani al limone di Erbolario, questa qui, che è divina, se avete le mani molto screpolate va benissimo, si asciuga presto, non unge, io la uso proprio, cioè, tipo anche in ufficio, benissimo. La mattina, quando mi sveglio, mi lavo comunque il viso, faccio un altro giro del sapone di zolfo, ma molto delicato, mi sciacquo in fretta. Quando mi devo mettere la crema per il viso e il contorno occhi, prendo il tonico, che nel mio caso è a turno, ho un'acqua di rose, un altro idrolato. Adesso ultimamente, com'era? L'ho lasciata sempre in bagno. Fiori, come si dice? Fiori d'arancio è un'altra cosa, non mi ricordo, che avevo preso su, mi ricordo, Ecco Verde, non mi ricordo più. Comunque buono, un idrolato buono, leggero, che mi piaceva. Non lo ricomprerò, però non mi è dispiaciuto, cioè l'ho usato, eccetera. E, cosa faccio? Siccome hanno la confezione con lo spruzzino, mi spruzzo bene il viso, lascio un attimo entrare l'idrolato nel viso e poi il contorno occhi che metto la mattina è questo di Bioficina Toscana, contorno occhi antirughe all'olivello spinoso bio toscano, questo qui. Questo è in crema. Questo è in crema di sera. Non mi piace neanche tanto l'odore, però vabbè, è un po' dolce, non è fastidioso, però a me non piace tanto. Di sera io non posso metterlo per il problema di cui vi parlavo prima. Allora, quando ho solo questo di La Vera, lo metto sera e mattina. In questo caso l'ho comprato perché questo di Bioficina Toscana non riuscivo a utilizzarlo di sera e quindi li sto alternando. Questo è comunque quasi finito, quindi ci siamo. Quindi, col viso ancora bagnato, metto un goccino di contorno occhi e poi la crema che utilizzo è questa di Fitorelax alla mandorla. Crema dermoprotettiva viso mani corpo che è piuttosto corposa. Il barattolino è anche grande, da quant'è? Da 100 ml. È anche grande, però è anche abbastanza spessina, infatti non ne metto tanta ed è anche per quello che bagno il viso prima. Questo è un suggerimento che vi posso dare se pensate che abbiate un problema di assorbimento quando mettete il vostro idratante, perché magari è un idratante che va bene, ma lo trovate un po' spesso, vi lascia poi durante il giorno l'alone, un punticcio. Se vi aiutate con qualcosa che diluisca un pochino l'idratante, la crema, poi
entra meglio nella pelle e, come posso dire, cioè, è come se appunto diventasse un po' più leggero e quindi fa un po' quell'effetto fluido che lo rende proprio più leggero per la pelle, ne butta fuori meno, perché a volte non se ne può mettere meno crema, non so se mi spiego, perché non si copre tutto il viso, però la consistenza magari non è adatta, però magari ci piace, però non dobbiamo finirla, qualcosa. Comunque io mi trovo benissimo con questa cosa. Due o tre spruzzate, bagno il viso, cioè non che bagno, che colo, mi bagno un po' e poi metto la cremina. Lascio asciugare, intanto faccio altre cose, mi lavo i denti, faccio quello che devo fare, mi vesto, mi pettino e poi inizio a truccarmi. Allora, come mi trucco? Io tipicamente faccio prima gli occhi, metto se io devo sempre mettere una base perché ho le palpebre molto oleose e non posso stare senza una base. Ultimamente ho provato varie basi, tre diverse di Urban Decay e ne ho ancora una da provare che è la Eden Pencil, l'unica che non ho ancora provato, quella giallina. E poi vi faccio sapere quale sceglierò di adottare per il 2015. Intanto mi provo anche questa. E perché vi dico che le provavo? Perché le avevo in questa confezione prova che ho avuto con la palette, la Naked 3, che mi è stata regalata quando ho compiuto gli anni dalle mie amiche. E che adoro, sì, loro le adoro, ma lo sapevate già, ma la Naked 3 la adoro, la amo e mi piace tantissimo. E nella confezione con la palette c'erano le quattro prove di base. Quindi, ok, faccio gli occhi. Ah, peraltro, vi volevo anche dire che ultimamente sto usando queste ciglia finte di Eylure, non so mai come si dice, se la devo dire al francese o all'inglese, che mi piacciono tanto. Vediamo se posso farvi vedere. Non mi funziona lo zoom. È impazzita. Non funziona lo zoom, ragazze. Non funziona lo zoom. Voglio morire. Penelope? Non funziona lo zoom. Vabbè, mi avvicino io. Mi autozoomo. E vi volevo far vedere l'effetto di queste ciglia. Oh, di queste ciglia qua, che io trovo molto bello. Adesso, siccome non funziona lo zoom, io non sono nella posizione favorevole secondo la luce per farvi vedere, però è tant'è perché non funziona. Poi devo capire che è successo, va bene, come mai funziona, non lo so. E sugli occhi questa sera non ho un granché, ho semplicemente disgelo di Neve Makeup, che è quello con i riflessi dorati, che però ho messo non solo sulla base di Urban Decay, con la base per i glitter di Elf. E poi ho una linea di eyeliner nera. Cioè un semplice eyeliner di Essence, che è quello che uso tipicamente sempre. Due mascara che alterno, che a seconda dell'esigenza mi possono servire nero o marrone. Sono il Multi Action Mascara di Essence, quello famoso nella confezione rosa, che è quello nero. Oppure il Colossal Volume Express, nel numero non lo so, ma è quello marrone di Maybelline, questo qua. Mi piacciono talmente tanto che più o meno batto sempre su questi alla fine. Per quanto riguarda il viso, la base, io ultimamente sono stata, nell'ultimo anno, praticamente sì, da gennaio, sono stata sempre sulle BB cream. Ho iniziato con questa di So Bioetic, la più chiara, e chiaramente la più chiara, chiaramente la più chiara, ma la conosciamo tutti, per me non è abbastanza chiara. Ma comunque si sfuma bene, non si ossida, entra bene nella pelle, non mi dà nessun problema, quindi la faccio andare. E ancora un po' più chiara, ma non abbastanza chiara, è quella la sto usando in questo periodo, appunto perché è un pochino più chiara, è la BB Cream, questa di Benecos. Questa è la Fair, quella chiara chiara, ma per me non è abbastanza chiara. Però, allora, anche se non fa match completamente con il vostro tono della pelle, la BB Cream, non lo so, io trovo che si sfumino in un altro modo rispetto al fondo vero e proprio, il fondotinta chimico. Quindi io riesco comunque ad utilizzarle e mi trovo molto bene. Oltretutto, entrambe hanno una buonissima coprenza, queste due. Mi piacciono tantissimo e per 12 e 6-8 euro, non mi ricordo, io vi consiglierei di provarle, nel senso che assolutamente per la formulazione splendida che hanno, per la coprenza, per la facilità di utilizzo, per il risultato, il mantenimento del risultato durante la giornata, io vi consiglierei assolutamente di provarle. Non vengono in tantissime colorazioni, soprattutto Benecos fa tipo due o tre colorazioni, che non sono tante. E quindi, però, tipo, considerate che io adesso non ho neanche addosso il correttore. Nel caso in cui mi serva utilizzare il correttore,
purtroppo non riesco a trovarne uno bio che mi piaccia. Mi sto... bevo un goccio di tè perché... mi sono la secchezza delle fauci. Dicevo che sto utilizzando il full cover di Make Up For Ever, anche questo è il più chiaro che hanno, che è waterproof. E a me questo serve perché io faccio delle cose per cui sudo molto, per ore e ore di fila. Oddio, suona molto equivoco così, ma non lo è. E ho bisogno di, appunto, il motivo per cui vi dico che funziona questa mia routine trucco è che veramente io la testo e la stratesto, comprese le ciglia, cioè, vabbè, adesso tra un po' qualcuno mi chiede che cosa cavolo combino, però io veramente metto questo tipo di trucco a prova, per cui se dura a me, sudo per 6 ore, 8 ore, lo devo fare truccata, cioè veramente dura a tutti. Questa sera, di nuovo ho fatto con il succhio orribile, questa sera ho anche sulle sul come highlighter questo Metal Glam di Essence, che penso non ci sia più, ed è Gold Digger, il numero 1. Però comunque Essence viene sempre... wow! Essence viene sempre fuori con... sì, questo è proprio... cioè, è pazzesco questo qui. Che cazzo... l'ho messo in un posto... vabbè, comunque è molto... io lo uso anche sotto l'arcata. Questo qui, perché è molto 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 luminoso, oppure sotto l'arcata utilizzo questo colore qui di quella palettina di fior di magnolia che vi avevo già fatto vedere in un altro video tipo 1000 anni fa, quella palettina di verdi di fior di magnolia, solo sotto l'arcata. Già ho tenuto la palettina per tenere quel colore lì sotto l'arcata, era il numero 4 Green Set. Blush, il blush che mi ha... no, cipria prima, scusatemi, sulla base che vi ho fatto vedere, la base con la BB cream, utilizzo la amo, compratela, io la amo questa cipria veramente di Benecos, si chiama Natural Compact Powder Matte, e quella che ho io, la più chiara, Porcelain, ed è, la amo, cioè veramente, infatti si vede perché, cioè appena la trovo ne compro un'altra perché porca miseria, è finita. Questa ce l'ho da agosto, questa, cioè guardate che roba. E poi sopra il blush che ho utilizzato, anche questo ce l'ho da agosto, è questo qui, Le Fard Certifié Bio di Avril. Lo so, è francese, che possiamo farci. Anche questo qui da agosto, ripeto. E questo è il numero, no, è il nome è Rose Praline, detto di nuovo alla francese, anzi Rose Praline, detto alla francese. Oppure, adesso questo sta andando e ho trovato già un sostituto invece sempre di Benecos, che è questo qui, non si vede un cavolo, e vi dico come si chiama, Sassy Salmon. Che più o meno... ecco. Scusate, bless you, che più o meno è lì come colore. Tutti e due sono matte, mi piacciono tutti e due, questo l'ho già provato. E basta, ho finito. Quando proprio ho una seratona di quelli di cui vi raccontavo e devo settare il tutto perché ho paura che mi si sposti qualcosa, utilizzo, ma non molto, però vi consiglio di provarlo, un moscerino, vi consiglio di provarlo, questo prodotto, questo setting spray di Urban Decay che si chiama All Nighter, e Long Lasting Makeup Setting Spray. Io l'avevo preso da Sephora perché l'avevo trovato in super mega offerta, e basta, è quello di Scandinavia, e ok, buono, mi è piaciuto, lo ricomprerei, ma non ha buone cose dentro, quindi in realtà se trovate un'alternativa migliore è meglio. Poi, non ho altro addosso oggi, no, non ho altro, ho solo il burro cacao, questo qua, di Caudalie, che è trasparente, quasi finito peraltro, è trasparente, e mi piace, sì. E poi cos'ho? Vi faccio solo vedere come prodotto bonus, diciamo, della mia routine dell'anno, appunto la Naked 3, che a me piace da morire, mi piace proprio tanto tanto e mi sono trovata super bene per adesso. Questo è il suo pennellino, e poi per me va bene perché per il mio colore di occhi questi, non vi voglio accecare, questi colori vanno bene,
e mi piace tanto tanto tanto, e tipicamente quando utilizzo quasi giornalmente la Naked 3, quello che faccio è una linea di eyeliner sulla palpebra superiore, l'attaccatore delle ciglia marrone scuro o nero, tipicamente nero, e poi con la parte ampia del pennello pucio in questo colore qui, che è questo nero, quello che si chiama Black Heart, che è questo nero qui con dei glitterini rossi. Non so se si può vedere. Comunque pucio lì e sfumo con un pochino di quel colore, soprattutto la parte finale della linea di eyeliner, chiaramente entrambi gli occhi, e poi prendo un altro colore a seconda di come sono vestita, di cosa, se faccio le labbra, prendo un altro colore che appunto tipicamente può essere Dark Side, che è questo, oppure Mugshot, che è questo. Sono diversi toni di marrone, tutti freddi. No, Factory non è freddo, questo qui non è freddo. O se no, appunto, questi sono tutti i shimmer che vi ho fatto vedere adesso, combinazioni, ma ce ne sono un paio matte anche molto belli. Poi ci sono quasi tutti i toni del rosa, gli altri, quelli più chiari, con cui poi, appunto, dicevo, o con uno di questi marroni o con un tono del rosa. C'è anche un bel, questo qui, che è molto bello questo colore. Vabbè, mi sono anche sporcato un casino, non so se si può vedere, comunque quello si chiama Trick. E faccio appunto il resto della sfumo sul resto della palpebra. Poi, se proprio devo fare una roba serata, una roba drammatica, eccetera, allora vabbè, prendo proprio magari anche un colore non per tutta la palpebra, ma faccio bene la V, dipende. E poi con la parte più piccolina faccio l'highlighter solitamente. Comunque, anche quando non faccio highlighter, faccio una sfumatina con un colore più chiaro, che tipicamente è Strange, che è il colore chiaro ed è matte. Io di questa palette sono contentissima. Vi volevo anche far vedere i pennelli che utilizzo sempre, che appunto mi hanno accompagnato in tutto questo 2014 come tipologia, non per forza questi tre che vi faccio vedere, questi quattro, per come tipologia sono sempre questi. Vabbè, a parte questo, per cui io le sopracciglia le ho così e le ho da pettinare, perché la mattina quando mi sveglio mi lasciamo stare, e quindi le pettino. Poi, fondo. Avevo iniziato ad applicare la prima BB cream con le dita, ma siccome sono coprenti queste BB cream non mi piaceva il risultato. Allora ho iniziato a utilizzare questo tipo di pennello, ripeto, non questo in particolare, ma cioè pennelli fatti così, flat buchi, diciamo, e mi trovo bene. Secondo me la soluzione migliore. Quello che faccio io è metto un po' di prodotto sul pennello, poi faccio tipo tre puntini per ogni guancia, e poi inizio da dove ho più bisogno di coprenza, che per me è sotto l'occhio, cioè è proprio tra l'occhio e il naso, e l'interno praticamente del viso. Sfumo, sfumo, sfumo e vado verso l'esterno. Questo qui, ma ne ho tanti pennelli così. E poi per la cipria un pennello medio, diciamo un pennello tipo questo qui, non troppo grande, non troppo piccolo, e per andare intorno agli occhi tipicamente lo schiaccio così e vado sotto. E poi per il blush un pennello morbido, perché non voglio un effetto troppo vivido in un punto, voglio un effetto piuttosto sfumato. E questo qui è il mio pennello da blush preferito in assoluto, che è quello di Reveal di 8000 anni fa. E ho sempre questo, però ne ho 10.000. Ce n'è un altro, adesso aspettate che è pulito, ve lo faccio vedere. E questo qui, fatto così, mi piace molto, di nuovo per un'applicazione piuttosto sfumata. Appunto, se avete domande, consigli, suggerimenti, qualsiasi tipo di osservazione, siete invitate, invitatissime a lasciare qua sotto. Io, porca miseria, conto di risolvere la questione Meratona il prima possibile, e vi invito ancora una volta, visto che la devo rifare, come avevo fatto al tempo, a lasciare eventuali suggerimenti di temi che vorreste trattati in merito al cambiamento qua sotto, perché a questo punto potrei anche, visto che la devo rifare, considerare delle modifiche e affrontare delle tematiche che magari vi sono più vicine in questo momento, nel senso che io avevo già la lista, avevo girato i video, e la maratona era strutturata così: erano 6 tematiche con un giorno, il giorno finale, dove vi dicevo quale poteva essere l'approccio per risolvere un particolare tipo di problematica, sempre, ripeto, relativa al cambiamento, di cui avevamo discusso insieme, cioè avevo discusso io, ma durante appunto i video.
Purtroppo non riesco a salvare niente, nel senso che mi sono rimaste delle cose che sono inutili, assolutamente. Ma la cosa che mi disturba di più è che non so come mai questo sia accaduto. Non entro nel merito in questo video perché non ha alcun senso. Non voglio neanche passarvi la mia frustrazione, quindi niente. Ho anche una borsona gigante di vuoti da condividere con voi. Forse la più grande della storia, non so, ci sono un sacco di shampoo, balsami, anche perché, cioè, vi faccio vedere i miei capelli quanto sono lunghi, quindi vabbè, forse non si vede, comunque sono lunghi, cioè li ho tenuti lunghi, continuo a curarli e hanno patito anche loro, poverini, un po' di, ops, mi sono messa troppo alta sulla sedia, un po' dei cambiamenti, e però vabbè, questo è quanto. E faccio del mio meglio, ragazze. Io voglio tornare, voi mi mancate. Spero che siate tutte bene. Vi mando un grande, grande bacio. Vi ringrazio per esserci. Mi scuso per le persone che mi scrivono che non ricevono risposta. E credetemi, io non so come fare. Ah, un'altra costante del mio 2014 è stata la melatonina, perché io sapete che ho dei grandissimi problemi a dormire e siccome quest'anno è stato un anno super stressante e ancora un anno super stressante, così pieno di cambiamenti che non riesco a star dietro a quello che mi succede. Non sono tutti brutti, per carità, però non è iniziato bene, ve lo ricordate probabilmente, quindi sto arrancando. Va bene, vi lascio. Vi ringrazio tanto per essere qui, fatemi sapere come state, che mi interessa. Facciamo un po' di catching up, mi piacerebbe insomma risentirci e sapere se state tutte bene. E basta, vado. Grazie per aver guardato il video, alla prossima, ciao!